Enzo Iacchetti racconta il suo dramma, la rivelazione sorprendente. Enzo Iacchetti, in una recente intervista al quotidiano La Regione, ha svelato qualche retroscena sulla sua vita. È emerso che il comico, sin dalla gioventù, soffre di depressione. Iacchetti, che da qualche giorno è tornato a condurre Striscia la Notizia insieme all'amico Ezio Greggio, ha svelato questo retroscena che nessuno conosceva. In particolare, Enzino ha spiegato il momento particolare che sta vivendo, soprattutto dopo la pandemia. Mentre prima del Covid viveva a pieno ritmo, senza sentire la fatica degli anni, ora invece tutto è cambiato. Non solo ha la sensazione di avere molti più anni di quelli che ha, ma ha imparato a vivere in solitudine e nel silenzio. Cosa che prima non faceva, visto che amava moltissimo ascoltare musica. Ora neppure più la musica ascolta. Ed ecco che lui stesso si domanda se non sia ancora ricaduto nella depressione, confessando che è una malattia di cui ha sofferto sin da giovane. E è stato il palco la sua terapia. Palco che gli ha dato anche la notorietà e il successo. Proprio il conduttore di Striscia ha spiegato che la depressione ha cominciato a manifestarsi dopo la morte del padre. Enzo all'epoca aveva 21 anni e la morte del genitore lo mandò molto in crisi. Si sentiva in colpa, anche perché non andava d'accordo con il papà. Un senso di colpa che tuttora si porta dietro. In tutti questi anni, il nostro Enzino ha imparato a convivere con la depressione, ma evidentemente la pandemia ha riportato a galla ancora brutti pensieri. Una dichiarazione quella di Iacchetti, che ha lasciato stupiti i fan, visto e considerato che siamo abituati a vederlo in video sempre sorridente e pronto alle battute. E è chiaro che dietro al suo volto sempre solare, si cela invece un'altra verità. Ricordiamo che Iacchetti ha compiuto 70 anni e che non è solo un comico, ma anche un cabarettista e conduttore televisivo. Da anni lo vediamo in coppia con Ezio Greggio, dietro il bancone di Striscia, pronto a regalarci sorrisi. Nelle vesti di attore poi, ha partecipato a diverse commedie di Neri Parenti e Carlo Vanzina. Insomma, un artista a tutto tondo, appassionato da sempre di musica. Nel 2009, ha pubblicato un disco di cover delle canzoni di Giorgio Gaber, ricantate con nuovi arrangiamenti. Forse non tutti sanno che il nostro Enzino ha pure tentato diverse volte di partecipare al Festival di Sanremo, senza riuscirci. Un vero peccato. Che altro dire? Forza Enzino! Vi hanno stupito le sue dichiarazioni? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.